Amatrice non c'è più, non esiste più. Al posto del suo centro storico c'è un cumulo di macerie, un'immagine sovrapponibile perfettamente a quella di tanti borghi dell'Aquilano distrutti dal terremoto del 2009, come Onna. Non c'è più la cinta muraria con l'arco che affacciava sulla valle, ma solo macerie, polvere, grida, pianti, paura, ragazzi e ragazze che si abbracciano, camminano scalzi, con i piedi, scarpe diverse, persone sul ciglio della strada con la testa ferita e fasciata. La scossa è arrivata di notte, 4 minuti dopo l'ora che ha sconquassato l'Aquila 7 anni fa, inatteso e maledetto perché è arrivato in pieno agosto, quando la bella Amatrice si riempie di turisti o di ritorni nella miriade di case lasciate dai genitori e dai nonni. I primi ad arrivare sono stati gli aquilani e i teramani, come il poliziotto della stradale di Teramo che non ha smesso un istante di scavare tra le macerie sin dalla notte fino ad estrarre anche bambini. Una situazione assurda, una situazione di macerie. Abbiamo estratto personalmente con il collega mio 12 persone, la piccola Giulia è viva. Abbiamo battuto le mani. Gli aquilani sono partiti alla spicciolata, tra loro operativi sin dal primo momento sono stati anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, arrivati prima delle 5 dando le prime dritte, le prime coordinate, forti purtroppo della triste esperienza della loro città. Il sindaco ha subito predisposto una colonna di tecnici operai del comune che raggiungessero Amatrice per portare il loro aiuto. Sono arrivate subito le squadre di operai dell'Aquila e purtroppo sono anche quelli che avete visto sconvolti in questo momento, perché sono quelli che hanno ritrovato questa famiglia, 2 bambini, papà e mamma, e alle 4:30 il nostro ospedale era già operativo, abbiamo complessivamente 60 posti letto disponibili e al primo momento abbiamo organizzato questo che state vedendo adesso, questo trasporto dell'ambulanza che quasi tutti stiamo portando all'Aquila. E adesso sta arrivando la colonna mobile con la tendopoli e comunque noi abbiamo dato disponibilità per fare quello che facemmo noi andando sulla costa, dando i nostri appartamenti all'Aquila. Lei è uscito per miracolo? Sì, come tutti quanti della famiglia mia. Dove vive lei? Io vivo per Stroparti, è un macerio, proprio una maceria, non sapevo come girarti, per riprendere la socia, una sua mezza di sassi, non so manco come l'ho riportata giù. Poi dopo mio figlio è uscito dalla finestra, quell'altra figlia non la trovavo, stava a lavorare in barre qua giù e dopo l'ho ritrovata, stava bene. E, però qui un ragazzino abbiamo ricacciato morto, un altro ragazzino, non mio però, di un amico mio lì di fronte, un'altra ragazzina l'abbiamo ricacciata, la sorella, viva però, l'abbiamo portata all'ospedale con le gambe rotte, vabbè. C'è anche una donna incinta? È morta una donna incinta qua, sì. Purtroppo è un casino, poi non si sa chi è, perché ci stanno i palazzi completamente sbracati. Che gente sta sotto, non credo che pochi se ne sapranno salvare. Ora si sentono delle urla probabilmente. È stata trovata una persona viva proprio in questo momento, infatti da poco è stata chiesta una barella con delle rotelle. Pochi istanti fa una donna è estratta morta, forse questa volta c'è la speranza invece di salvare una vita.